Death Stranding, le balene, le mani nere sul terreno, Norman Reedus nudo. E poi il simulatore di Corriere Bartolini e il Walking Simulator. E poi Kojima dovrebbe fare i film, non i videogiochi. E poi il capolavoro, la profondità, l'innovazione. La storia criptica, il gioco non per tutti, il possibile GOTY. Si è detto di tutto e di più, e noi intanto ci giocavamo. E lo giocavamo entrambi. Lo stesso gioco tutti e due, ma separati. Non avveniva da anni. E adesso tiriamo le somme. Stranding è difficile da definire ed è difficile individuarne i punti di forza che non siano palesi. Vedi gli attoroni, i personaggioni super famosi, il nome di Kojima e i teaseroni curiosoni, quelle balene, le impronte sulla sabbia, che per carità hanno un senso, ma solo se hai giocato il gioco fino in fondo e che quindi al tempo erano assolutamente delle supercazzole visive. È un gioco in cui la componente narrativa fa da traino a un gameplay estremamente spartano, a sua volta trainato da un senso di progressione dal ritmo discontinuo e disordinato, ma che restituisce la sensazione che in fondo qualcosa stia cambiando, che un avanzamento ci sia. Un gioco capace di oscillare tra la bellezza assoluta e la stronzata cosmica, con la disinvoltura tipica dell'ubriaco che tira freccette per impressionare la bella barista ma finisce per cavarle un occhio. Per noi l'esperienza è stata incredibilmente discontinua, sia a livello di gameplay che a livello narrativo. E non lo nego, all'inizio il tutto era dannatamente intrigante, la trama prometteva uno sviluppo emozionante e il gameplay era abbastanza strano da incuriosirci. Col passare delle ore, però, le cose sono sensibilmente cambiate, portandoci ad avere molti dubbi sull'effettiva capacità del gioco di andare avanti senza annoiare. Ora, l'esperienza di gioco non è stata la stessa per tutti e due. Tipo io, a differenza di Redez, ho odiato con tutto me stesso i menu. E lo so che adesso, a diverse settimane dal day one, in molti ostenteranno una comprensione immediata delle meccaniche di gioco, ma per me non è stato così, e anche per molti altri. Per me è stato difficile più che altro abituarmi alla pressione del tasto X. Per le cose banali, tipo sposta una cosa dal punto A alla rastrelliera. Bene, mantieni premuto il tasto X. Sono cose banali che si poteva fare magari meglio di così. Oppure il tasto X lo sfiori e ti costruisce un ponte, sprecando risorse importanti. Bene, quelle cose le ho proprio odiate anche io. Detto questo, bene o male, ho sempre avuto affinità con i gestionali. Quindi ho imparato piuttosto in fretta a gestire il resto. Ma una volta capito come funziona, il gioco parte? Sì, direi di sì. Anche se in effetti è un simulatore di corriere, non è che chi lo piglia per culo ha torto, ma non è un corriere TNT che arriva a casa, suona il citofono, ti molla il pacco, tu metti la firma e boom. Il mondo di Death Stranding, il contesto, è ben diverso dal corriere TNT. Praticamente sei in un mondo alieno, pericoloso e molto inquietante. E le consegne, ci sono le consegne, sono molto diverse, o perlomeno sono diverse le modalità di consegna, e anzi sono più che accettabili, ma andiamo a vederle con cura. Consegne standard, parti dal punto A, arrivi al punto B senza sfondare il carico durante il tragitto e stop. Quasi un simulatore di Bartolini in questo caso. Consegne a tempo, devi arrivare dal punto A al punto B entro un certo lasso di tempo. Questo ti spinge ad essere meno prudente nell'azione, ma a pianificare con attenzione il percorso prima di partire, ottimizzando ogni minima deviazione per raggiungere il destinatario il prima possibile. Cane da riporto, parti dal punto A, vai a prendere il carico sul punto B e torni al punto A. Variante un bel po' scialba della consegna standard, ma che offre un approccio diversificato nelle varie fasi. Da A a B corri, da B ad A stai attento al carico, eccetera. Recupero merce. Qui entra in gioco un minimo di shooting e stealth action. Praticamente le missioni di recupero sono quasi sempre da svolgersi nei campi dei feroci, ma sorprendentemente coglioni muli. Vai lì, te la giochi stealth o prendi tutti a schiaffi. Riprendi il carico e lo porti a destinazione. Sicuramente un tipo di missione che sarebbe divertente se non fosse per la indecente.
consegna un carico fragile. Di sicuro la missione ha più alto tasso adrenalinico, visto che ogni urto potrebbe risultare in un game over. Forse la tipologia di missione più difficile, che trasforma anche il più nervoso dei videogiocatori in un prudente e ansioso fattorino della domenica. Inutile dire che questa cosa non mi piace. Consegna carichi pesanti. Qui c'è poco da dire. Sei carico come un mulo e devi farti un culo così, arrancando per pendii e dirupi, magari sfruttando un esoscheletro potenziato per reggere meglio il carico. Consegna esseri umani. Sì, consegna. Non scorta, non accompagnamento, consegna. Perché Sam è il protagonista, consegna tutto, pure la gente. La chiude dentro un sacco per cadaveri e la carica sulla schiena, in barba alla sua sindrome aptofobica. E puoi anche arrivare a portare 120 kg di roba a spalla. Ma quando porti sulla schiena una ragazza di 60 kg, diventi un coglione e ti sbilanci come niente. Raramente ci verrà richiesto di combattere contro le creature ultraterrene denominate CA, le creature arenate, ma capita anche questo e spezza un po' la monotonia, anche se poi lo vedremo, un combattimento del genere non è proprio la miglior medicina contro la ripetitività. Bene, ora prendete quanto sopra e mischiate un po' le carte per produrre altre varianti, ce ne sono un bel po'. Quanto alle boss fight, crediamo che siano tra le meno ispirate mai ideate dal buon Kojima. Siamo lontanissimi dai colpi di genio alla Psycho Mantis, da finezze quali mandare avanti l'ora della PlayStation per far morire un nemico di vecchiaia, dalla caratterizzazione dei boss che impari a rispettare come avversari. Qui, eccezion fatta per un paio di casi, si tratta di pezzi di catrame stupidi come tacchini, la cui unica caratteristica combattiva interessante è una vita smisuratamente lunga, il che, trattandosi di scontri davvero molto fiacchi, è solo un motivo in più per sbadigliare. I tre combattimenti con Cliff, ovvero Mads Mikkelsen, sono impostati come la ripetizione di uno stesso schema, 3 o 4 volte. Durante la Prima Guerra Mondiale lo cerchi nelle trincee e gli spari in faccia. Durante la Seconda Guerra Mondiale lui ti cerca e tu gli spari in faccia. E nel Vietnam puoi farla stealth, ma è palloso e quindi gli spari in faccia, anche perché lo stealth, Dio santo, guardate qui l'angoscia. Non va meglio quando combattiamo Higgs, dato che personalmente l'ho massacrato lanciandogli pacchi in viso. Non sapevo se ridere o rattristarmi. Il motore grafico utilizzato per Death Stranding è il Decima Engine, ovvero lo stesso utilizzato per Horizon Zero Dawn. In Death Stranding ci sono tantissime citazioni a Horizon Zero Dawn, tantissimi piccoli easter egg che fanno riferimento a quel gioco, ma i due titoli sono connessi in maniera molto più profonda di così. Con le dovute differenze, la struttura di Horizon Zero Dawn è identica a quella di Death Stranding. In Horizon Zero Dawn, l'umanità vive una seconda possibilità dopo lo Zero Dawn, appunto, questo annientamento della razza umana ad opera delle macchine. La protagonista, Aloy, se ne sbatte al cazzo di tutto. L'unica cosa che le interessa è sapere qualcosa sulle sue origini e, in particolare, di sua madre. Silence, un losco figuro, usa questa sua debolezza per farle fare tutt'altro e alla fine Aloy scopre la lore del gioco, ovvero cos'è lo Zero Dawn. E scopre che sua madre, chiamiamola così, è proprio la persona dietro lo Zero Dawn. Wow! Ora vediamo Death Stranding. In Death Stranding l'umanità viene decimata e vive una seconda possibilità dopo il Death Stranding, appunto, questo annientamento della razza umana ad opera di un travaso di al di là nell'aldiquà. Il protagonista, Sam, se ne sbatte al cazzo di tutto. L'unica cosa che gli interessa è riallacciare i rapporti con sua sorella, chiamiamola così. Die Hardman, un losco figuro, usa questa sua debolezza per fargli fare tutt'altro e alla fine Sam scopre la lore del gioco, ovvero cos'è il Death Stranding, e scopre che sua sorella, chiamiamola sempre così, è proprio la persona dietro il Death Stranding, eppure dietro una imminente estinzione. Ma no, Sinergo, non è vero. Non sono così simili. Eh no. 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 Ora, per quanto un filino derivativa, la trama è bella. Perché, parliamoci chiaramente, questo al di là scientifico è figo. Prende un cifro. Ma, non è che tutta questa scientificità abbia un pelino appesantito tutto? Secondo noi sì, perché esattamente come in Horizon Zero Dawn ci sono parecchi spiegoni. In alcuni casi sono pure fortemente anticlimatici e la voglia spasmodica di spiegare scientificamente tutto porta i personaggi a supercazzolare selvaggiamente a volte. Ciò che intendiamo è che l'idea di al di là è figa.
Cioè l'idea che ognuno abbia una spiaggia personale, una sorta di sgabuzzino quando muore, è carina. E ogni spiaggia è soggetta a regole e fin qui ci siamo, è giusto che sia così. Ma come mai nel corso del gameplay le regole cambiano di continuo e per ogni cosa, ogni volta che cambiano, parte uno spiegone? E non è roba da 20 secondi, è roba che ti metti così, assumi la posa del pensatore, lasci il gamepad da parte. Ci sono questi spiegoni continui e la cosa che ti fa incazzare un pochino è che sostanzialmente si tratta molto spesso di idee, di teorie non comprovate e diversi personaggi hanno visioni diverse di questo Death Stranding. Cioè tu sei una sorta di catalizzatore su cui vanno a confluire diverse teorie, diverse informazioni. E per carità, capisco perfettamente l'intento, tu sei questo. Cioè tu connetti la gente non facendogli la stradina, ci fai pure le strade, però voglio dire, non è quello il tuo scopo è far fluire le informazioni. In Death Stranding c'è un sacco di cultura pop, per dire, che viene recuperata grazie all'unione della rete chirale. E quindi il paleontologo la pensa così, Hartman la pensa così, l'evoluzionista scopre una cosa, tu praticamente fai da fulcro per tutte queste informazioni. Però immaginate giocare con tutte queste teorie, queste cose che non si sa se siano vere. Il mal di testa è proprio dietro l'angolo, capite? Quindi sì, il concept è molto bello, ma per intenderci è come un panino estremamente farcito e grosso che non puoi mordere. E ti devi far portare una forchetta e un coltello per mangiarlo. Io sono fermamente convinto che Death Stranding a livello di gameplay potesse essere infinitamente migliore dimezzando o anche di più la durata dell'intero gioco. Cioè non è che cambia il gameplay, perché sempre consegne sono, però proprio in merito a tutte quelle varianti che abbiamo visto prima, alternandole sapientemente per un numero minore di ore, si sarebbe potuto quasi azzerare questo senso di ripetitività, ma pure ridurlo a un terzo secondo me. Ma poi tutti avrebbero potuto rompere il cazzo dicendo che il gioco fosse poco longevo, e sarebbe entrato in gioco l'endgame. Ma se l'endgame è fatto di consegne, a che serve fare l'endgame? Piuttosto fai sì che alla fine del gioco si attivino delle sezioni nuove, delle secondarie nuove. Ma se il gioco in sé è una consegna, eppure l'endgame è una consegna, e le secondarie sono una consegna, è tutta una cazzo di consegna. A questo punto fai il gioco corto e poi l'endgame mi fai consegnare finché cazzo mi pare. Esatto. E crediamo che lo sapessero anche loro che stavano un po' menando il camper l'aia, altrimenti non si spiegherebbero tutti quei "abbiamo quasi finito, ancora un ultimo sforzo, ci siamo Sam". Cioè sono tutte cose che ti ripetono ma 8-10 ore prima della fine del gioco. Cioè ti pigliano un po' per culo, è finito, invece no, magari. Ragazzi, il gioco non è male, forse è stato gestito male, soprattutto perché è stato pubblicizzato troppo e troppo in fretta. Magari aveva bisogno di più tempo in cura del gameplay e la gestione di alcune tempistiche. E non abbiamo parlato del multiplayer perché, beh, perché è qualcosa che non impatta molto sul gioco. Certo, vedi spuntare strutture, puoi collaborare alla costruzione di ponti, passaggi e scorciatoie, ma il tutto si sarebbe potuto ottenere con un banalissimo script. A te, che sei solo in partita, non cambia molto. Vedi solo spuntare strutture, vedi nuovi cartelli, nulla che non fosse già nel multiplayer asincrono di Dark Souls o su No Man's Sky, e non è nulla che non potesse essere gestito in modo scriptato dal gioco. Cioè, tu sai che sono stati veri videogiocatori a fare certe cose o a lasciarti oggetti, ma a parte questa tua consapevolezza, non c'è molto altro. Tecnicamente molto buono, colonna sonora un po' soffocata dalla ingombrante seppure bellissima playlist dell'iPod di Kojima, ma tutto sommato anche sul fronte audio non ci si può lamentare. Il Decima Engine si dimostra nuovamente una bomba capace di trasformare una PS4 in un PC da gaming, eccezion fatta per i 30 fps. Modelli quasi sempre impeccabili, tranne Mama che urla o Sam che ride che fanno schifo al cazzo, ma in generale i personaggi sono tra i più credibili mai visti in un videogame di questo tipo, con buona pace dei personaggi morti e imbalsamati di Horizon Zero Dawn. Quindi ricapitoliamo, il gameplay di base non è male e riscrive un po' il concetto di spostamento nei videogiochi. Forse tutti dovrebbero imparare a rendere interessante uno spostamento come si è tentato di fare in Death Stranding. Pessime però le parti action e stealth, e questo da Kojima proprio non ce l'aspettavamo.
ottimi personaggi, tutti ben caratterizzati e abbastanza inumani da essere interessanti. E va bene, adesso arrivano i nostri giudizi personali, ma prima del giudizio personale, i voti. Inizio tu. Io parto da 10, meno l'eccessiva lunghezza del titolo, secondo me è veramente troppo lungo, poteva essere accorciato, quindi facciamo un bel 9. Sono d'accordo. Togliamogli un altro punto per le orribili boss fight, perché sono orribili e anche chi lo ha promosso a pieni voto ha detto che sono orribili. E come lo fai a promuovere a pieni voto? Ma va bene, soprattutto da Hideo Kojima. Che ci ha abituato a boss fight incredibili, quindi e l'abbiamo caliamo subito da 9. Ad 8. Andiamo adesso sul comparto narrativo, che è molto interessante, però secondo noi è veramente troppo cervellotico, al punto che per capire alcune cose non basta giocare, ma devi andarti a leggere tutte le mail del gioco. Ora, questa è una cosa mia soggettiva, ma io odio i giochi in cui mi devo fare i giretti in mezzo alle mail per capire le cose, quindi andiamo a un 7,5. 7,5 anche per me, con un quartino di voto in più, quindi facciamo 7,5 più, come faceva la mia maestra, anzi la mia professoressa alle superiori. 7,5 più per la colonna sonora, che di per sé mi ha proprio regalato tanto. Di fronte a tutto questo, noi non possiamo dire Death Stranding è un gioco pessimo. Cioè, se i Metacritic sono arrivati alcune volte al 2, all'1, è semplicemente per la voglia di provocare a cazzo di cane, perché tu non puoi dire Death Stranding è un pessimo gioco. Mettetevi nei panni di uno che vede, noi vediamo il 7,5 come un gioco ben superiore alla sufficienza. È un gioco buono, più che buono sostanzialmente. Ma non è uno di quei capolavori che dici lo voglio assolutamente continuare. Ci sono stati dei punti in cui io avevo voglia di continuare e ci sono stati dei punti talmente frustranti, montagna, tutte quelle situazioni con la bomba che esplode e tutto il resto, che mi hanno fatto desistere dal continuare il gioco e anche dal sapere come andasse a finire. Io chiudo dicendo una cosa, che è l'analisi che ho fatto io del mio Death Stranding. Cioè, quando ho finito Death Stranding mi sono fatto una domanda. Molto spesso quando porto a termine un gioco mi rimane in testa una particolare azione di gameplay molto ben riuscita, una cosa che mi ha fatto ridere. In Death Stranding l'unica cosa che mi rimane in testa, se penso a Death Stranding, sono io che piscio sulle CA. La parte iniziale la ricordo e credo che la ricorderò sempre con l'apertura della canzone di L'Aurore. Solo con quella. Però non di gameplay, stai parlando proprio di... No, di gameplay mi posso ricordare le fasi in cui mettevo sotto i muli. Mi posso ricordare la frustrazione che ho provato in alcune zone, che può essere anche positiva, cioè non stiamo mettendo, può essere per alcuni è positiva, per me no. Cioè, per me è la stessa sensazione del imparare a memoria un determinato partner su Dark Souls, ok? Mi posso ricordare il fatto che con la moto ho sfidato le montagne innevate. Io con la moto sono arrivato di corsa e volando. Quello me lo ricorderò. Come vedete, nessuno dei due ricorda qualcosa di particolarmente esaltante. Ed è questo, secondo me, l'analisi che uno dovrebbe fare quando finisce un gioco. Cioè, che cosa mi ha lasciato? Certo, a livello narrativo Death Stranding può averti lasciato molto, soprattutto se non hai giocato Horizon Zero Dawn. Però come gioco, da Kojima mi aspettavo qualcosa di migliore, soprattutto nella parte action e stealth, perché Kojima che ti sbaglia lo stealth è vergognoso. Poi ripetiamo sempre in questa sede, nella parte finale che non vedrà nessuno. Non è un capolavoro, non è una merda, no. Sta nel mezzo, sta proprio nel mezzo. Io credo che possa dare tanto nel sequel, in un possibile sequel. O comunque possa impattare molto nelle scelte dei giochi futuri, perché adesso Kojima che ha fatto ha detto non è che gli spostamenti devono per forza di cose essere perdita di tempo, possono essere anche divertenti se uno si ingegna a stimolare il giocatore ad affrontare delle piccole sfide durante il tragitto. Death Stranding è questo, solo che essendo solo questo risulta povero, ma speriamo che possa insegnare ad altri sviluppatori come rendere interessante o comunque giocosa una meccanica che prima sembrava unicamente un abbuffamento di cazzo.